Domenica nella tardo pomeriggio contro il Vibo Valencia ricorderanno questa lunga sosta i pallavolisti perugini, visto che nel mese di gennaio potrebbero disputare anche 9 gare, tra 7 a 9 in una 25ina di giorni a seconda della qualificazione che riguarderà, oltre il campionato, Coppa Italia e Champions. Sentiamo. Vibo Valencia sarà pure l'ostacolo più basso del cammino di gennaio per la Sierra, ma il direttore sportivo dei Black Devils, Goran Vujevic, non si fida. Anche perché all'andata i bianconeri perugini dovettero sudare non poco per aver ragione il recupero dei calabresi, perché Vibo ha due opposti di grandissima qualità ed una nidiata di giovani di livello. E poi perché la prima è sempre un'incognita. La pausa di riposo non è durata tanto e la Sierra oggi è già al secondo allenamento dell'anno, ma lo sforzo degli ultimi 3 mesi del 2016 è stato ciclopico e potrebbe aver lasciato qualche scoria almeno mentale. Questo i Black Devils non se lo possono permettere, perché gennaio, fra campionato e Coppa Italia e Champions, presenterà una serie di partite paragonabili a quelle dei playoff, dove attenzione, concentrazione e tenuta atletica non possono prevedere pause. Ma conviene pensare ad un impegno per volta. E domenica pomeriggio alle 18 intanto ritorna il campionato al Pale Evangelisti e l'imperativo, tanto per cambiare, è quello di vincere. E vincere per i 3 punti, perché rosicchia rosicchia, la Sierra nel 2016 ha considerevolmente ridotto il gap dalle prime giornate e il terzo posto è cosa fatta, ma va mantenuta e sicuramente incrementata, perché la Sir della medaglia di bronzo non può accontentarsi. La ricetta è ricominciare bene, senza prendere sotto gamba nessuno ed evitando di dare coraggio agli avversari. Del resto è la prima partita dopo 10 giorni e la Sir ai ritmi blandi proprio non c'è più abituata.